dopo il terremoto qua i compagni sono scomparsi, è rimasto solo Passeggio. Chi si è dovuto sbarcare su un groppone? Che sta vicenda? Ebbe le scambie d'intorni. Sono spariti tutti. Salvo poi ripresentarsi. Ogni qualvolta c'erano le elezioni. Europarlamento, Parlamento, Senato, Regione, Province, Comune. Hey! Yes, man, sono sudato. Non lo volevo fare più, il soldato semplice. Tengo 40 anni di spedizionotto. C'è i capelli bianchi oramai, sta andando. E lui gli lascia consegna. A chi? Privatizzazioni selvagge dei servizi pubblici dall'SPA. Eccolo! Odio invece sta contro, combattiamo pure contro Odio. Viva la revolution! Non mi riesco a capire! Per lo scavo della Enigas. Voi non mettete mano stamattina? No. No. C'è un problema. Gli abitanti delle vele non possono stare a freddo. Pronto? Stanno tagliando il gas alle quattro vele superstiti. Stanno rimanendo al freddo. Esattamente. Fra poco scoppia il finimondo. Ci sta la gente qua giù. Abbiamo organizzato, ci scontreremo anche con le forze del disordine. Venite a riprendere. Taglieranno tutto, luce, acqua, gas, vi cacceranno, scendete, difendetevi da soli, forza, andiamo. Oggi tocca a noi, domani toccherà a tutti gli altri. Operai, scendete! Non si può tagliare il gas con la gomma. Fatti con la gomma. Sì, rendono. Niente pericolo per la struttura. Siamo d'accordo. Struttura. Siamo d'accordo. Quindi, tanto sì. Poi si regola. Non è assolutamente. Sono servizio pubblico e devono rimanere servizio pubblico. Non c'è sta pace, non c'è sta guerra. Sa cerca la vita che mane pa terra. Tremma nuvi che tremma na strada. Tremma na luce che non voglio ne spugliata. Stasera non sarò orba rima la nammena. Lavamme già faccia nascondimma sti pena. E tremma, tremma sta terra. C'ha cira, c'ha spezza, poi c'ha la saccanderra. E tremma, tremma sta terra. Da sgravata piglia come fosse una guerra.
c'è sta pace, non c'è sta guerra. Se cerca una vita che mane pa terra. Ospedale, tutto privatizzato. Trasporto, tutto privatizzato. Acqua, luce, gas, tutto privatizzato. Non c'è arrivato nessuno politico. Come c'è suo presidente della zona là che vive. La municipalità. La municipalità. Non è arrivato, magari si hanno fatti fatti loro, e vive solo un dei tempi di votazione. Ma ciò non si può, se ne hanno detto qua. Quasi mi ha abbandonato a tua, magari c'è stato qualcuno. Ma quando una persona non ci danno sacco farmo. Si hanno capo avvisato, prima che staccano cose. Abitanti delle Vele, questa sera, tra pochi minuti, assemblea generale al Comitato Vela Gialla, ci sono novità per gli assegnatari, per gli occupanti. Scendete, tra pochi minuti iniziamo. A tutti gli assegnatari e agli occupanti delle Vele, assemblea generale nel Comitato Vela Gialla, scendete, non fa niente che sta piovendo, purtroppo ombre. Vi ho fatto sorridere di nuovo, ci sono riuscito. Bravo! Ah, finalmente una risposta! Bravo! Ci sono le sedie. Stamattina passeggio è stato l'assessore al patrimonio. Era presente innanzitutto la Romeo. C'era anche il servizio casa. Gli assegnatari debbono andare a scegliere gli alloggi in primavera. Gliel'ho ribadito ancora una volta stamattina all'assessore da Ponte. O patrimonio. È allo stesso servizio casa, Corrado Di Masi, no? È cognome. Ma quando si consegna il caso? Per me è una consegna entro la fine del 2011. Occupanti! Non vi vorrebbero far partecipare, torno a ripetere, che Richard, che Regione Campania, Amis, una clausola, che chi sta in un'occupazione abusiva, ovvero in un alloggio pubblico, non può partecipare al bando. E perché la gente? È così che ha fatto la Regione Campania, ovvero l'amministrazione di centrodestra. Sta Caldoro, era un magno una volta, era PSI, Partito Socialista Italiano. Ma credo, è Partito Socialista Italiano, sembra, però è destra, è un ossimoro, non so come si chiama. Non si capisce, i socialisti sono a sinistra o hanno a destra. A noi ci hanno sempre detto che stavano a sinistra. O stanno a destra, stanno con Berlusconi, con i fascisti, con tutto qua. E chi l'ha messo che è stato là? Scontra buia! Ascoltate bene, a lotte che caso solo lotte. Sono pure chiacchiere, lo dovrei come. Però poi sono lotte, è impegno, sono manifestazioni. Voi eravate consapevoli quando avete occupato e quello che vi vive in conto. Quindi è lotto, lotto è solo lotto, tuo padre lo sa. Nonostante io continui a pensare che non erano buoni per noi, non sono buoni nemmeno voi, è vero. Ma l'avete occupato, non l'avete fatto trovare, ma già ho da abbracciare luce da voi. Già mi stanno massacrando, stanno dicendo tu, si chi là, che per me, che è, pure avete per me. Hanno fatto il compravento, hanno pigliato i soldi. A mano adesso non sapeva che lo padre disse, ci hanno pure i domicili. Ma non ne danno più, perché? Perché mi hanno capito che tornare in campo passeggio. Era un problema con loro. È complessa cosa, è tortuosa. È l'ultimo treno utile. 4-5 anni di vita ancora prima. A Mauta Scambi sotto e coppa. A Scampia davano fatica. L'avviso pubblico esce, noi prendiamo i moduli,
li compiliamo insieme, vi do un aiuto, una mano, che voi sarete in tanti. C'ho il gym buono, rispondiamo tutte le domande che sa da rispondere, partecipiamo, consegneremo, già ce la zurino. Non vuole essere a partecipare, partecipa lo stesso, chiederebbe e mi trasportava. Perché questo? Perché faccio questo percorso e lotto. Anzi, dateci una mano, perché non potremmo sempre ci affaticare a 60 anni quasi. Io, un compagno qua, un altro compagno anziano, a seccare ancora i manifesti, po' popolo, po' buio. Non ne ho partito, non ne ha la politica che pensate voi. Lo so, siete bruciati, e coscienza, e cervello, ve l'hanno appicciato, non vanno fatto capire niente di più. A cominciare da quello signore che sta a Roma. Solo televisione ce l'ha, solo Lina. È una prima iniziativa. Organizziamo. Mettete per iscritto. Preparate un ordine del giorno. Occorre un cinque. Mettete per iscritto. Gli chiediamo un consiglio municipale dedicato a che cosa? Alla vicenda della gradatoria unica dell'avviso pubblico casa, bando casa. Mamma mia, che ci vuole? Annunciazione. Il 6 marzo c'è il carnevale a Scampia. Chi le classe? Chi lo storico? Quello a tema. I temi nostri, chi le proletari? Chi le classe? Bisogna pulire il mondo, diamoci da fare. Scendete, pulite! Curiamo il mondo! Andiamo! Mia mamma, che abita a Vomero, la sua strada, hanno fatto un comitato di donne. Quando non viene... Quando non passa il turbino, quando hanno... svuotano i bidoni e lasciano uno sporco per terra. Tu hai ragione. Allora voglio dire, ma lasciano i mezzi, le armi della critica. Fanno terra. Lo so, ma uno deve distrutto. Certo, perché tengono Maria De Filippi accesa la mattina a sera. Tengono pure altri problemi, però. Maria De Filippi. Non solo. Vai. Ho capito, però bisogna ricominciare a prendere il territorio. Il territorio deve tornare ad essere di porti comuni. Sì, ma devono proprio sentire la passione per il territorio. Bisogna ricostruire la coscienza. Esatto. Il blocco sociale bisogna ricostruire. Esatto, la coscienza che va ricostruita. Non si rendono conto che chi lo dà la televisione del cervello non è dignitoso. Chi lo signor l'ha imbriacato il cervello, tenne la televisione del cervello, sono d'accordo. A vita sape che la caffa prima tolleva e poi tutta. A vita sape come sa fa
aspetta, aspetta e arriverà. O mese maggio da Porte Rose e tutta strigna in coppa o con fuso. O mese giugno da Porto Gran Ventannarella da strigna ma a vita sapa che la caffa giù vai e presse giù non tutta. E buonasera caste a così da votarete te fa partire. E tu ti scordi momento nir tutte mattine che non c'ha faci. Eppure si è farita nessuna dei cancelli da izzanata vota cape guarda stelle. E tu ti scordi raggi e amor fora una loggia vita da po. Virastu mulla cuo già no ma si più grossa rinta ya for. Discarica, quella già c'è la discarica, è questa la discarica. Nessuno viene, nessuno, il comune se ne frega, la municipalità altrettanto. Questi sono dimenticati da tutti. E questo è il posto. Qui avverrà lo scempio. La lotte class, pur istituzionale, la lotta no, sempre lotte classe. Perché a Scapino non avremmo monese, non avremmo nemmeno a Ponticello, non avremmo nemmeno in tutti i quartieri in ala. Noi vogliamo che parte una raccolta differenziata, porta a porta. Vogliamo un ciclo integrato dei rifiuti, che va a zero. Rifiuti zero. Mi riferisco a queste persone che vogliono fare discariche. Già proporre una discarica, rinda discarico alla fine. Che cazzo, già stiamo in Tarantella, no? E tu a Roma vieni a mettere la discarica, rinda la discarica. E invece e dici mi fa qualcosa di buono, tu mi vieni a fare qualcosa di peggio. Cioè, ma è assurdo. È esattamente la linea, la strategia, per cui portandoci ad affogare nella mondezza, alla fine saremo costretti ad accettare sia il buco di trasferenza e in prospettiva il cosiddetto termovalorizzatore. Questo di acera che abbiamo, in una scala di valori di giudizio da 1 a 10, ha riportato 4,5, quindi al di sotto della sufficienza, in una commissione valutativa che era ampiamente corrotta, e hanno prescritto per farlo partire 26 modifiche tecniche. Non può essere che ci stanno assistendo come cosa da un uomo. È chiaro questo concetto? Ci hanno sentito. Allora, sabato, torno a ripetere, e adesso non dammo d'ambo perché ha scapito un aula in mamonezza. Io sono alla festa. Aspetta, non posso arrivare. Scendiamo tutti. No alle discariche. Sì alle differenziate. Volta a poco. Noi siamo contro la costruzione degli inceneritori. Cittadini, in piazza a protestare per non compromettere solamente la salute pubblica della nostra città. La classe politica per anni e anni ha dimostrato e con questa gente.
Scendete in piazza a protestare! Questa mattina manifestazione di lotta e di protesta. Assegnatari, occupanti, nuovi parchi. Scendiamo questa mattina, concentramento alla Villa Gialla. Alle 9 partiamo, andiamo al metrò, andiamo a Palazzo San Giacomo. Gli amministratori, gli assessori ci stanno aspettando, quelli vogliono vedere in quanti siamo. Se non siamo in tanti, quelli non ci cagano proprio. Andiamo! Andiamo a giovedì, attività pronti, buon inglese, stasciami, nauri. Siamo pochi ma buoni, non vi preoccupate, andiamo avanti, tirami in alzo. Ad avvenire la prossima volta a manifestò. Passeggio, fatica per voi. A casa, già te. Il lastre, voi a 502. Qua sono stati 30 anni, quasi. Non ti preoccupare, passeggi, abbaccio. Occupai con lui, non potere molto. Sulla scala centrale, mi ricordo fresco, qualcosa. E laterale, non tenevo niente. Ma niente, niente, veramente, nemmeno una volta la fresca, in bis. E chiamai senza niente. Perché c'è il scalpo? Era tutto un unità che fuori fa. Perché la domanda la faccio con lui. Allora, a casa della Rarutti. Ok, più una rotta questa grotta, dormitorio pubblico, eccetera, eccetera, eccetera. Quando il gioco calma mia così. Era più un brezzo. Sì. No, ho detto, stavo meglio occupare, in affitto, poi ho perso il lavoro e non potevo più pagare, me ne sono venuto di nuovo. Da qua non c'era niente, ho trovato lavoro in tutti i modi, niente. Sono stato in mezzo a una vita, sono stato uno... E da poco dopo sono finito 4 anni di carcere. Questa è la mia vita, ho 4 bambini. Cos'è la vita? La nostra vita? Non so. Sono qua, e c'è una casa piena di umidità quando piove, scorre dappertutto, non ci sono finestre, non c'è niente. Vorrei, non so, un aiuto, una cosa da qualcuno, eh? Sì. Per adesso. Perché prendi a me 4 figli, ma io come do a mangiare questi cazzo? Se tu non mi dai un lavoro, poi vuoi essere papà di tasse la lunghezza, tasse. Ma come ti fa? Dammi una fatica, io dammi un lavoro e io ti pago tutte cose. Come fa? Chi si cava, se non grande, se ho bambini che ragazzi di 15 anni andiamo a scuola, c'ho nei libri, c'ho un quaderno, c'ho nei libri. Ma se non vorrai, io come ci fa? Poi dopo se non ti manda a scuola, se non te ne manda a scuola, tu come fai a fare levo culo? O mi denunci e a volte dico al medico mi faccia arrestare perché in galera no. Non dico che mangio, però dico in galera vado dall'ispettore e dico voglio lavorare in galera, io vado a lavorare ma questi qua per l'assegno fammi lascio questo 500 euro al mese almeno tengono 500 euro su. Ma io la mattina scendo, io la mattina scendo, mi serve un ragazzo, mi serve questo, mi serve niente, nessuno, no, non mi serve.
non mi sento. E qua le porte sono piccole. L'unica porta che è grande è questa, è quella del soggiorno. Lui stava con gli amici qua, giocava, scherzava, giocando sul letto e caduto, è successo questo. Stava giocando con i miei amici. Hanno sempre detto che io qua non stavo bene. Per l'umidità, per l'ambiente, era che è molto inquinato. Che mi hanno visitato i comuni, ecco. Mi hanno sempre detto che qua non è buono per me. Che ci vorrebbe un posto più pulito, più spazioso. Però non è che abbiamo anche provato a far chiamare l'assistente sociale dell'ASL, però non è venuta. Io la prima cosa che ho chiesto per settembre, che devo iniziare le superiori, che loro possono, però si devono prima organizzare. Ho chiesto di farmi venire a prendere e portarmi lì. E hanno detto che non è possibile. Che per il primo anno non è possibile. Ciao, come stai? Lui è Andrea, è un politico. No, lascia stare. È un mezzo compagnello, è un mezzo po' di scagnato, me la giorno. Situazione difficile dal punto di vista dell'ordine e della legalità, perché chi va peggio sono le persone più deboli, non sono le persone più forti. E dunque siamo voluti venire qui, stare stasera con voi e prendere un impegno. Vi posso parlare di Gratosoglio, che era un quartiere formato da 52 palazzi, le manutenzioni venivano fatte quando si poteva, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, l'esigenza è stata quella di mettere le mani alla pelle degli edifici, perché il costo delle manutenzioni era diventato veramente insostenibile, e siamo riusciti a far comprendere all'amministrazione che invece... Eccoci qua. Vede! No.
due punti. Dobbiamo avere il senso della musica. Segnata. Assegnata. Ce la facciamo? Sì, ce la facciamo. Ci siamo. Assegnatari. Ci abbiamo fatta. Poi sono per Maluso. Soffende si chiama umelista, ex umelista. Ma come ho offenduto a fare? Le origini non si dimenticano. Ha fatto la lotta. Mica ve l'hanno regalato a casa, no? No. Mica è caduto dal cielo. No. Noi nel 1992 andiamo a Roma, finanziaria del 92, ci andiamo a prendere di prepotenza 120 miliardi delle vecchie lire, più 40 miliardi. Lasciamo voi, ci aggrediamo. Il cerebro. Vitto! Se qua c'è pulita zebba, a mano facile. Un e tre invece che non fa star loro. Se la fu manifesto, e tiene due soldi, e mi dico. E facciamo da zebba. Pittura murale si chiama. Quanto che sono loro dice? Siete 1, 2, 3, 4, 5, 6 persone oltre un nonno qua. No, siamo la famiglia mia propria, mio marito, io, i miei due figli e che sta in arrivo. Ma si è cacciato? Eh beh, perché muori. Poi un altro fronte di lotta, un'altra strada, quale mi intraprendiamo tutto qua. Ritorno al centro storico, a Napoli, un centro. C'è sta proprietà abbandonata, volutamente lasciata abbandonata, vuota. Stanno a bellezze 20.000 vana, lasciati a marcire. È un progetto vecchio. I proletari. Mamma te portò. E la mamma no. In di periferie. In questi rabbietti, mondi, si scannano fra di loro. E così è successo. E guerra, come si sono fatte? Perché si sono fatte? Caso centinaia che non sono morti, qualcuno nostro. Noi è conoscente. Siamo cresciuti e i proletari così è. Nascimo a rischio tutto qua, chi salva, chi no, chi mi tira da strada, ma mica colpa sua, non è colpa sua, la colpa è chi volutamente ci fa stare in questa condizione. Quella è carne macella, quella è carne macella e ci può capitare dunque loro. Tu hai voglia di un barone? Sì, ce l'hai l'indirizzo giusto, verso giusto, ma stai senza fatica. Si vede che a chi le danno tutto coso, capitalista, e tu non tieni niente. Che fai? Vogliamo tutto, se dicevo 77. Politicamente parlando, vogliamo tutto. Noi pure non la Maria, è scritto che stanno a Villa Russa, dappertutto. Chi l'ha fatto? Il comitato è vero, l'ha fatto, si può dire la storia, che che hanno ospitato organismi massi rivoluzionari, non altro, case, non si gioca a carte. Case fanno il lotto, lotto, e ancora lotto. Chi fa partecipare? È la lotta quella che determina. Chi se non parte la fattoria, o la ci può essere? A tutti gli occupanti si chiamavano le tende invece, strutture a tende, a tenda. A la vita sti persiana spalancata sti foresta, a che serva sta nascosto un battita na trincea. Che sta accadendo in una guerra, non ha da vincere nessuno. Attività produttive, o massimo comportarsi, da freddo, legare un punto, porta a porta, fino alla fine il rifiuto sono zero, lo cocco. Non c'è bisogno di incendio, né di scarto, né carne, né lato. C'è un risciplino, ma non si facciamo, tutto qua.
Gennaro, vogliamo andare? Voi non venite? Buonasera. Andiamo al municipio. Andiamo a spiegare piattaforme 8. Va bene. Se poi raggiungi al municipio, c'è De Magistris, ne ha mandato tutte le candidate sindaci che si presentano sul territorio. Li chiama Troia. E vanno tra sì, ma no, come... No, adesso non ha parlato. C'è chi ha canto più. Niente, entriamo. Ma stanno facendo più. Stanno i primi che stanno. C'è bisogno che viene lui a dircela. Inizialmente 7 euro, 3 l'hanno abbattuto, ne restano ancora 4. Bisogna sistemare gli abitanti veri, bisogna sistemare gli occupati veri. Basta cemento selvaggio, attività produttive legate al mondo ambientale, legate al mondo agroalimentare. Stiamo costruendo la facoltà, scienze dell'alimentazione umana. E poi sistemiamo gli occupanti abusivi, abbattiamo le mele, momentaneamente in una sola. Vuol dire con voi, sei inutile, ci chiede un po' male. Soddisfiamo il bisogno di casa, tutti in una mela per il momento. Tu sai quello che devi fare. È chiaro. Il popolo ti vuole votare. Grazie. Il tuo amico, le tiri, lo scudo, lo scassato. Ma l'altro, ma ragazzi, ti chiamo, guarda bene. Essa vincerà per te, per te avrei contento.
chiana chiana scomparessa, fatta guarda lontana, ma nascune sarete sola, arete nuvole, arete stelle, mamma sarà. Allora, diceva che capitava la sanetta o un grand'uomo o un grande strunzo. È così, speriamo che non sia un grand'uomo. Lo sarà, lo spero. E se non lo sarà? Io ne sono certo. Verifichiamo, verificheremo. Queste qua cadono a pezzi, sono fradice. Vedi, il cemento. Quale cemento? Il cemento. Questo si danno un bastone di... Si me l'ha rotto così. Scampia in generale poi.
non deve essere una discarica sociale. Niente immondizie, niente generatori, niente siti di trasferenza. O riuso, o riciclo, o porta a porta, raccolta differenziata. Questo si è da fare. Questo va a cena. Abbiamo capito che chi l'ha risciato il coso, è indeciso. Non si capisce. Da un mustoglio, una chiatura asma. Mi ha fatto un'altra cosa. Impegno proprio di coscienza, no? Prima d'ora del politico. Qui qua sono venuti tanti d'ora, ma solo e passare. Tanti sono impegnati, va morire. Ci sono lottatori pure in mezzo alle istituzioni, va morire. Però poi, detto questo, è venuto Comur, è venuto Matteo Carrucci, ci hanno fatto il rilievo. Rappresentano pochi bene. Sì, abbiamo capito che rappresenta chi? Così, a Massaviano, va bene. Ma rappresenta pure pochi bene. C'è la storia, però. Tutto, qua storia con questa che era negli anni Ottanta. Già scelto. Ma ho avuto la falotta per permanere alle vele. E la lotta che c'è lì, quando ce la si raccolta. Questa è stata una lotta femminile innanzitutto. L'ho visto, un'altra volta. La femminile è stata una soddisfazione per il nemmeno a casa nostra. Chi sta il bicchiere di Nicolino? Edilizia residenziale pubblica, che la sociale, che va a canone sociale. E che ci sono i pochi ricambi per cavoli. Qui, tutti a vivere. Sta cominciando a passo concetto. Abbattimi è vero. Non vanno bene. Se c'è una cosa che non va bene, bisogna cambiarla. È giusto. Che le strutture sono state fatte che sordi dei padri vostri, che hanno faticato. Hanno pagato contributo agli ACP, a chissà chi l'ha. Perché si vanno abbattere? Perché un PC all'epoca riceveva coppa mano bene, passi. I componenti dei comitati del resto variavano. I cari sono passeggi. Chi ci stava qui? Oh, mamma mia, ci stavo per sì. Ah, poi dai, Slayer, che ci stavo? Da fammi il nome, c'è Rosso, tu. Ci stai, ma perché ha già fatto i nomi? Io sono chiuso. È la storia, visto che? La storia parla da sé, la storia... Vabbè, lascia stare, non dopo popolo. Vabbè, un'altra... Mamma mia, c'era gente del Partito Comunista Italiano. All'epoca il Partito Comunista e lotto ne facevi chiusa, ricordate come si fanno il lotto. Quindi vi abbandonate a se stessi. Oh, mamma mia, certo passi non l'hanno consegnato lui. Pure su, ricetta coppa ma lo guardo ma pensa. Perché questo l'hanno consegnato noi, l'hanno fatto pure là, Francia, qua, là, secondo una palla coppa a palla.
lui per essere più, più preciso, sì. Detto, ma Francia, a Calles, a Liz. A guardare gli insediamenti calorici. I nativi che loro decantavano. Era andare qua, non ricevi. Sì. Ma la controllai, ma. Allora, sono... A Berga 7 stelle. Coppie terrazze tenevano nelle piscine, gli alberelli, questi che là. Era un solo corpo di fabbrica, non era l'acca. Vittorio, ma tu mai, ci hai mai pensato di tornare al centro storico? Ma come, già ci ho pensato. Ah. Ci sto pensando da appena appena, da quando mi sono reso conto che a Scampia, ma non perché Scampia è brutta, per come la penso io e la vedo io Scampia ho avuto asse sotto il nuovo. Ultimamente diciamo questi hanno dato scuse che si è stato un po' assente dal piano politico del quartiere, si è stato un po' diciamo in disparte, un po' avevi problemi di salute, che giustamente molti anni logorano pure le persone, visto che questa è la discussione. Il logorio della vita moderna. Vabbè, diciamo se. Occinar. Molto spesso uno distacca pure un po' la spina. Io penso che i compagni hanno sbagliato a valutare che tu sei troppo esaurito, troppo depresso e cose, e hanno boicottato questa cosa secondo me. Diciamo che loro si chiama che dovrebbero rivedersi la loro posizione perché hanno fatto una cosa. Ne parliamo dopo le elezioni. Hanno fatto una cosa, ma soprattutto diciamo questo qua anche. Tornerò a volergli bene. No, anche questi qua diciamo più vicini a te di insurgenza e cose, potete fare una discussione un po' più ampia, cioè, ma poi non c'è mai avere un dialogo, diciamo un programma pure elettorale e cose, di più di convincimento e cose. Però secondo me hanno fatto un po' una cosa azzardata. Io penso che Vittorio diciamo non è niente pazzo, come hanno detto loro, che no pazzo, nel senso un po' di salute, ha superato diciamo questa cosa di depressione ultimamente, ma non è la depressione è venuta per qualche cosa, da troppi anni di lotta e soprattutto troppe intimidazioni, ma anche troppe battaglie che ha fatto, insomma, alla fine non è scoppiata, purtroppo è andato un po' così. Però questo non significa che Vittorio oggi non potrebbe dare, come ha sempre dato, un impegno anche sul lato istituzionale, che è la discussione. Scene di lotta di classe elettorale. Ma quella lo sta venendo? Lo sta venendo. Sta venendo. L'ha picciata. Ha speso 2.000 euro di film. Questo viene oggi pomeriggio. Può darsi che viene oggi pomeriggio. Sta pure la partita però, mi raccomando, stasera. E Michelangelo vi dà tutto quanto, ma vi ha dato pure il comitato, secondo me. Andiamo noi. Un appetito. Che non c'è. Lina, sei attenta alle chele, eh? Ah. È un po' capitato. Un bambino. Che la sa. Un appetito. Buon appetito. Prima come sono venuto. Una pesca magra. Ma fai, no. E cazzo, come si chiama Andreozzi? Compliggevano. Era un signore che no. Ma appicciati i segretari partiti, anni Taroa, passeggi, non lo controllavano. Non va a dare prova. Puglia. Dire buoni da appicciare. Hanno appicciato i segretari partiti, c'è l'annità di Magistra a Roma. C'è l'annità di Magistra a Roma, si fa assicciare contro l'AM. I segretari partiti hanno fatto loro. Voi avete fatto un bus. Non mi sai da finale. Quella è la vela che rimane in piedi, ne sono convinto, nessuno l'ha mai detto. È troppo vicino alle abitazioni, alle residenze, è vicino alle attrezzature, è vicino alla caserma dei carabinieri, al mercato. Quando sarà battuta quella vela mai? Quella è la vela che rimarrà in piedi per sempre.
io ci sto facendo un pensierino negli ultimi tempi, me ne sto convincendo, tanto sì che sono convinto che quello non sarà mai abbattuto, tecnicamente non è possibile, secondo me. E ci faremo un museo, per il momento dovrebbe ospitare, secondo logica, i circa 250 nuclei familiari occupanti abusivi. Perché? Perché penso che si debbano abbattere le altre vie, se non si dà uno sfogo a queste esigenze che esprimono effettivamente del disagio sociale. Quindi tutti in una vela e così si potranno abbattere le altre e andare avanti. Ma io non ce la farò. Torno lasciando le consegne. Con questo documentario io lascio le mie consegne. Fine. Songa così, songa poesia, sono giornate di tempesta, so fuoco e poi so vegeta illumina, son gallerie in una giornata festa, e nessuna ma può cagnare. Songa così, songa l'amore, songo dormiente che non tena niente, sorraggi speranza, rinde coscia, tenga forza rovienta, e nessuna ma può fermare. Non ci avrò. Se tu m'acchiappi e ti fui a rinde mano, non m'attacca. Se tu m'astrigni e mi squagli a rinde mano, non m'accatta. Cavura lontani, senta d'ore libertà. Songa così, songa così, amore mio, è così, voglio che mi guardi su, si me ne va che senza te guardare, e penso ogni mattina in un distorto, ma mi si parta foglie senza soldi. Voglio sapere perché mi brucio l'occhio, una smane forte che non mi fa parlare, e ti conosco io da sei a da notte. Napoli perché pure quando fa freddo tu mi lasci senza cappotto. E cagnato tempo non ci stanno i cieli voi. Sono sfogliato alla mare, il mare è diventato nero. E cagnato tempo, io vieni a scuncicare Marcellino. Tutti i giorni
sotto, ma non va senza da guardare. Ogni mattina in un riscotto, se io guardo la moglie senza sol. Cavolo perché mi guarda sotto, ma non va senza da guardare. Ogni mattina in un riscotto, se io guardo la moglie senza sol. Voglio sapere perché mi brucia il corpo. Sa smane forte che non mi fa parlare. Io ti conosco io, ti ha chiamata no. Perché pur quando fa freddo tu mi lasci senza cappotto. È cagnato tempo, non ci sanno più il limone. Sono sfogliato alla mare, il mare è diventato nero. È cagnato tempo, o viene da sconcigare Marcellino. Come una vecchia innamorata in dolce cose, ti ha già lasciato correre in dolore, tu mi hai lasciato sto dolore in me.